Buongiorno a tutti! Oggi vi parlo degli ombretti Nabla, questi qua. Io li ho un po' misti, cioè c'ho sia i matte, sia i bright, sia... Diciamo, c'ho un po' tutti i vari finish. Gli ombretti Nabla, in linea generale, si dividono in ombretti normali, della linea normale, e ombretti della linea H2O. Gli ombretti mono della linea base stanno 7,90 euro, mentre il refill, ossia appunto quelli là in cialda da inserire poi in varie palette, magari queste qui stesso di Nabla o similari, stanno 6,50 euro. Gli ombretti della linea base sono divisi in bright, ossia sono quelli luminosi e molto pigmentati. Un esempio può essere Eternity, che fa parte di una collezione limitata che si chiama Genesis, o ancora Citron, diciamo tutti colori molto molto evanescenti. Poi ci sono i finish soft matte. Questa palettina io l'ho comprata sotto Natale, era già composta, quindi c'era anche un po' più di sconto. E ci sta Fossil, Antique White, che mi piace tantissimo, che è un punto luce leggerissimo, soffice, delicato. Cioè, c'è o non c'è, non è perlato appunto, sono totalmente opachi. Poi c'è Nocturne, ossia questo nero opaco pigmentatissimo, un po' polveroso però molto molto pigmentato, insomma tutti gli ombretti opachi. E poi c'è il finish satin e sono gli ombretti che hanno perle sottili che riflettono la luce per dare tridimensionalità. Un ombretto, diciamo, di questo genere è Zoe, ossia questo cangiante. Gli ombretti mono della linea base sono di un totale di 30 ombretti, mentre quelli della linea H2O, ossia io ho questi due, che tra poco ve ne parlo, sono un totale di 4. Gli ombretti della linea H2O hanno un prezzo superiore, ossia 8,90 euro. Nabla li definisce un mix tra un finish polveroso e acquoso, diciamo, un liquido e la polvere, perché hanno questa texture molto molto pigmentata, ma assolutamente prendibile con le dita. Questo può essere anche un contro, nel senso che comunque l'applicazione migliore per questa tipologia di ombretti è quella con le dita. Se tentate di prenderlo con il pennellino, prelevate davvero pochissimo prodotto e non è per niente visibile nella parte dell'occhio. Quindi il mio consiglio è quello di prenderlo con le dita. Hanno un finish metallico e modulabile. Una cosa che ci tengo a dirvi è che la misura è leggermente superiore a un ombretto MAC. Questo qui, che Nabla, misura 3 cm, mentre il MAC 2,6 cm. Questo è il confronto con quello Kiko o quello Neve Cosmetics, perché questi qui misurano 3,6 cm, mentre questo qui, come dicevo prima, sempre 3 cm. Questi sono gli H2O, mentre questi sono della collezione Genesis, un po' assortiti. Questo è Camelot, è bellissimo. Io credo che siano degli ombretti validissimi, cioè io adoro questi ombretti, li utilizzo tantissimo, mi piacciono sia per pigmentazione sia per sfumabilità, specie i matte credo siano anche migliori perché riesco a sfumarli, sembrano burro. Mi piacciono tantissimi, qualcuno è un po' polveroso, però ci sta, cioè nel senso non sono ombretti che costano 20 euro e quindi non ho quelle pretese. Ma soprattutto li utilizzo quasi tutti i giorni. Questa palettina in particolar modo me la sono portata anche in vacanza, se sono stata qualche giorno fuori l'ho portata insieme a Christine, quindi per dare punti luce un po' più luminosi. Se dovete fare un primo acquisto Nabla, assolutamente non dovete perdervi Christine, che è il mio preferito, e un colore matte che mi piace tantissimo è Narciso, che utilizzo davvero davvero tanto, mischiato a Petra. Sono i colori che veramente mi piacciono tantissimo, sono colori marroni caldi, e per gli occhi azzurro verdi come me non dovete perdervi Daphne 2 e un altro colore sempre della collezione limitata Genesis, Grenadine. È tutto, io spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se utilizzate anche voi gli ombretti Nabla per truccarvi tutti i giorni.
A me piacciono tanto, mi sono davvero piaciuti tanto e credo siano degli ombretti professionali nonostante abbiano un prezzo un po' non altissimo. È tutto, vi mando un bacione e alla prossima!